L'Aquila è rosa, la città è pronta ad ospitare l'arrivo della tappa Vasto L'Aquila del Giro d'Italia. Già da qualche giorno il centro storico, ma non solo, è vestito a festa. Vetrine colorate, palloncini e gadget rosa, i negozi di abbigliamento hanno tirato fuori tutti gli indumenti in tinta e i commercianti del centro si sono dati un gran da fare per acquistare anche delle piante e rendere il centro colorato del colore del giro. Pasticcerie con torte a tema, tanti dolci tipici con uno spruzzo di rosa, un centro colorato ed attrattivo, preso d'assalto dagli appassionati del giro e dai turisti. Oggi è una giornata splendida, ci siamo organizzati noi commercianti in modo eccellente, abbiamo preso più di 150 piante appunto per abbellire e essere tutti insieme e stiamo dando un segnale che insomma noi commercianti ci siamo. È bello perché già da stamattina alle 9 è pieno di gente che pure che compra qualche cosa, ma è una festa, una bellissima festa. Piazza Duomo ha ospitato l'Open Village del Giro, operai al lavoro sin dalle prime ore della mattinata per consentire il montaggio di tutto il villaggio rosa. Alla villa comunale si è lavorato pure di buona lena per montare tutto come in previsione per l'arrivo della tappa e per le premiazioni. L'emiciclo per un giorno è il quartier generale di tappa, la gente in centro è felice, fa shopping e acquista gadget del giro. Signora, lei è tutta vestita di rosa oggi? Sì, sì, per il Giro d'Italia, no? È un avvenimento storico. È importante per la città? Come no? È importantissimo. C'è movimento, ci sta gente che è venuta da fuori. Sono cose belle che comunque vanno viste e ricordate.